sono pericolosissimi perché al di là che non brancoli nel buio, non vedi dove metti i piedi, non sei visibile perché comunque le macchine passano, ok? Non sei visibile e poi c'è anche un'altra cosa, permettetemi, io sono una donna e in quanto donna io ho più paura a viaggiare al buio. Anche andare di mattina presto a portare il cane fuori può essere pericoloso quando la città è ancora completamente al buio per far fronte alla caro bolletta. Ne sa qualcosa purtroppo la retina Ilaria, che si è rotta una gamba dopo essere caduta sul marciapiede. Non si vede niente, soprattutto in una mattinata di cielo nuvoloso come era venerdì, che è ancora più buio. È successo lo scorso venerdì attorno alle 6:20 in via Cimabue, nel centrale quartiere Giotto. Non ho visto il bordo laterale del marciapiede perché non era proprio visibile. Il piede è scivolato, si è piegato verso l'interno e io sopra il piede. Ho avuto un'infrazione anterolaterale del calcagno che mi costringe a portare il gesso per un mese, fino al 2 gennaio. Già da giorni Ilaria si era anche dotata di una torcia da mettere al collo, in modo da poter illuminare il tragitto che faccio e anche rendermi visibile se sento arrivare una macchina, faccio così, perché non mi vedono. La donna ha deciso di non presentare denuncia, ma ha già contattato l'amministrazione comunale di Arezzo per chiedere un risarcimento. Io voglio semplicemente le spese che devo affrontare, perché ho comprato le stampelle, ho comprato la calza gesso, poi ora devo noleggiare la macchina per fare la magnetoterapia, che dovrò fare per un mese, quindi un mese di noleggio, e poi dovrò fare la riabilitazione. Il comune ha rivisto in questi ultimi giorni gli orari di accensione e spegnimento. I lampioni verranno accesi 20 minuti dopo il tramonto, resta invece uguale lo spegnimento anticipato della mattina e quello dei parchi pubblici di notte. Il risparmio energetico è necessario, voglio dire, è doveroso, lo facciamo tutti anche nel nostro piccolo, però questo non vuol dire che dobbiamo mandare completamente in tilt la sicurezza di noi cittadini.